Bene, questo è un estratto della lezione numero 17 del corso MQL, in particolar modo per quanto riguarda la MT4. E qui parlerò dell'ottimizzazione di un Expert Advisor, dunque di come fare l'ottimizzazione di un Expert Advisor in MT4. Il livello sarà base e intermedio, e spiegherò tutto quanto in maniera completa, tutte le caratteristiche, e darò anche dei trucchetti per poter fare le ottimizzazioni al meglio, cioè in maniera un po' più intelligente, ecco. Dunque, buona visione e buon studio. L'ottimizzazione non è altro che una serie di backtest che vengono fatti in modo tale da poter ricavare il miglior valore, dunque il valore che ha prodotto i migliori backtest in pratica. Ora, come si fa? Basta cliccare qui in ottimizzazione, andare nelle proprietà esperte. E qui nelle variabili di input uno può scegliere i parametri da ottimizzare, cercandoli. Uno li cerca, uno li clicca e va a ottimizzare questi parametri, questi valori. Dunque, questi valori che non sono stati cliccati non vengono ottimizzati, nel senso che il backtest viene fatto con questo valore e basta. Dunque, come vi ho detto, l'ottimizzazione è una serie di backtest. Ora, questa serie di backtest come funziona? Funziona in questo modo, guardate. Una volta che uno seleziona un parametro, per esempio, seleziona i possibili valori che può assumere questo parametro in modo tale da poter vedere qual è il backtest migliore. Vi faccio un esempio. Ora, mettiamo che qui partiamo con 2. E da 2 andiamo fino a 4 con uno step di 0,25. Ora cosa vuol dire? Vuol dire che questo, che quando noi andiamo a fare l'ottimizzazione, partirà un backtest dove tutti gli altri parametri avranno il valore di default e non cambierà. Mentre il MACD Open Level partirà con il valore di 2 e farà tutto il backtest completo. Alla fine di questo backtest verrà mostrato il risultato e poi si passa allo step successivo. Lo step successivo è tramite il passo, dunque si passa a 2,25. Dunque inizia con 2, bene, il prossimo backtest viene fatto con 2,25. Gli altri valori rimangono inalterati. Solo questo cambia. 2, 2,25, 2,50, 2,75, 3, fino ad arrivare al valore di 4. Al valore di 4, l'ultimo valore, poi da lì in poi non prosegue più. Mi seguite? Dunque, in questo caso va a fare una sorta di, quant'è? 4 e 4, 8. 8 backtest. Cioè l'ottimizzazione comporta 8 backtest completi, con tutti questi valori diversi, 2, 2,25, 2,50, 3, 3,50, 3,75, eccetera, e basta. E poi naturalmente noi vedremo tutti i backtest eseguiti, ci selezioniamo il backtest migliore e ci prendiamo i valori migliori. Dunque, se il backtest migliore è stato prodotto con un MACD Open Level di 2,75, vuol dire che 2,75 ha prodotto il miglior backtest, cioè il backtest più profittevole, per esempio. Ora guardate qui, se io seleziono questo, non fa altro che un'ottimizzazione con questi due parametri. E qui la cosa si fa un po' più articolata. Ammettiamo che noi scegliamo avvio 2, 0,25, 4. Bene, cosa succede? Va a fare una serie di backtest con questi due valori intrecciati, dunque combinati tra di loro. Dunque va a mettere tutte le possibili combinazioni di tutte le possibili varianti che si possono verificare. Ora vi spiego. L'ottimizzazione completa viene fatta poi in questo modo, cioè si calcolano tutte le combinazioni possibili. Dunque si va a fare in questo modo, guardate, tipo 2, inizia con 2,
e questo inizia con 2. Poi il prossimo sarà 2 e 2,25, 2 e 2,50, 2 e 2,75. Poi passerà a 2,25 e qua diventerà 2. 2,25 e 2,50, 2,25 e 2,75 e così via. Cioè, le vai ad analizzare tutte le possibili serie. Questa è l'ottimizzazione completa in assoluto. Ora, l'ottimizzazione completa, come state vedendo, diventa sempre più fitta ogni volta che andiamo ad aggiungere nuovi parametri, oppure gli step sono più densi. Cioè, dal punto di vista più combinatorio, la cosa diventa molto più grande. Dunque, si possono presentare, per esempio, che ne so, 100, 500, 2000, 5000 possibili combinazioni, se non di più. Ora, uno deve essere anche furbo in questo, poi ve lo spiego durante il corso, comunque vi ci faccio arrivare. È bene fare delle ottimizzazioni graduali. Ora, questa ottimizzazione è l'ottimizzazione completa. Facciamo qui c'è la tipologia di ottimizzazione con algoritmo genetico, che adesso ve lo spiego. Al momento lasciamo deselezionato. Dunque, così va a fare tutte le possibili combinazioni. Facciamo ok. E facciamo avvio. Ora, l'ottimizzazione viene fatta senza visualizzazione, non si può vedere, ovviamente. Ora, succede questo, che essendo il modello tick per tick è abbastanza lento, perché in realtà deve fare tutto il backtest con il modello tick per tick e poi fa un altro backtest e poi fa un altro backtest fino a riempire tutte le possibili combinazioni dell'ottimizzazione. È un po' laboriosa la cosa, però funziona così. Guardate. Qua c'è anche possibilità di vedere i valori che vanno da 2 fino a 4 e da 2 fino a 4, vedete. Molto bene. Ora, visto che ci vuole un bel po' di tempo perché deve fare l'ottimizzazione tutto, cioè dovete essere anche accorti in questo perché l'ottimizzazione richiede molto tempo. Dunque, se l'expert advisor lavora sulle aperture delle candele, fate assolutamente il modello solo prezzi di apertura, perché naturalmente si fa un backtest veloce. Poi, naturalmente, se uno deve fare un backtest molto preciso al millesimo, e allora alla fine poi farà con il metodo ogni tick. Purtroppo questo expert advisor non è valido per poter fare con i soli pezzi di apertura perché questo EA lavora intracandela, dunque sarebbe ideale fare ogni tick. Vedete qua, il tempo previsto è 48 minuti e qua siamo solamente a 81 combinazioni. Un altro consiglio è questo, cioè quando fate l'ottimizzazione non scegliete tutto quanto così a manetta. Non ha senso. Poi d'altronde non scegliete il money management. Il money management non deve essere ottimizzato. Il money management deve essere pianificato, è una cosa diversa. È una cosa matematica che non c'entra niente con l'ottimizzazione dei parametri. Il take profit, trailing stop, tutti gli altri valori degli indicatori possibili, lì si possono ottimizzare. Ora, un consiglio che vi do io è non selezionate tutti quanti all'inizio. Fate delle ottimizzazioni graduali. In questo modo, se ottimizzate questi parametri, per esempio, e poi passate all'ottimizzazione di questi parametri. Così. Sono varie tecniche, ci sono vari modi di poter fare, ok? Poi, facendo così, dunque, uno l'ottimizzazione è più veloce perché si basa sui prezzi di apertura. Facciamo avvio. Oh, guardate come vedete. Già mi ha fatto l'ottimizzazione. Certo, con questi valori non c'è molta differenza. Dunque, in realtà, i valori del MACD non è questo che va a incidere. Ricordate bene che comunque questo expert advisor lavora intracandela, dunque stiamo facendo delle ottimizzazioni un po' blande. Però giusto per farvi capire, i risultati spuntano in questo modo. E poi uno li può ordinare in base al fattore di profitto, in base al profitto, al drawdown, eccetera. Ricompensa attesa.
Molto bene. Dunque, questo in pratica è l'ottimizzazione completa, piena. Ed è un'ottimizzazione che richiede molto tempo, perché prende tutte le combinazioni possibili. Un'altra tipologia di ottimizzazione è l'ottimizzazione genetica, ovvero con algoritmo genetico. Ora, l'algoritmo genetico è un po' particolare, che permette appunto di fare delle ottimizzazioni, comunque di fare dei backtest solamente sui parametri validi o interessanti e non analizzare tutto il possibile range di valori, che magari alcuni valori sono ridondanti. Come funziona questo algoritmo genetico? Ve lo spiego brevemente. Funziona che mettiamo che noi abbiamo tutto un range di possibili valori da ottimizzare, ok? Ora, cosa succede? L'algoritmo genetico va a fare in questo modo: va a prendere dei valori random chiamate isole. Dunque, questi valori random, ok, sono diversi tra di loro. E cosa va a fare? Va a ottimizzare questi valori e vedere se i risultati sono interessanti. Se non sono buoni, passa ad altri valori random. Se invece sono buoni, si concentra su questo range e dunque fa un'ottimizzazione di questi valori attorno. Stessa cosa qui, stessa cosa qui, stessa cosa qui. Dunque va a ottimizzare queste isole di potenziali valori e se sono buoni continua a ottimizzarli. Dunque va a vedere i valori circostanti. E in questo modo, invece di fare tutta l'ottimizzazione completa, ne riduce il calcolo drasticamente e va in maniera, tra virgolette, intelligente a prendere solamente i valori utili e a ottimizzare i valori utili. Va bene. Ora, uno può andare ancora in profondità e tramite l'algoritmo genetico è possibile anche fare delle selezioni in base al bilancio, in base al profit factor. C'è queste isolette, no? Le isole di valori che va a ricavare possono essere ottimizzate in base a questi valori, oppure in base a un valore customizzato. Il valore customizzato lo va a scegliere qui e sono valori particolari che uno si va a scegliere per poter implementare l'algoritmo genetico. Ma non è una cosa che andiamo a trattare adesso perché non ci interessa, è una cosa che esula da questo corso. Poi lo affronteremo in un'altra sessione. Voi sappiate bene che comunque l'algoritmo genetico con parametro ottimizzato al bilancio è quello più famoso e dunque potete usare in questo modo. Altrimenti, se volete fare l'ottimizzazione completa, fate così, deselezionate l'algoritmo genetico. D'ora in poi comunque useremo di frequente l'algoritmo genetico basato sul bilancio e in questo modo ci fai i backtest più rilevanti, ci fai le ottimizzazioni più rilevanti ed è più veloce. Va bene. Molto bene, questa è l'ottimizzazione. Qua sono i valori. Questi verdi, vabbè, sono tutti verdi in realtà. Sono tutti verdi perché qui il valore è sempre positivo. C'è 97 e 88, cioè alla fine siamo lì. Facciamo un'altra ottimizzazione. Facciamo un'ottimizzazione invece in base al take profit e in base al trend, dunque all'MA trend. Ora la MA trend la facciamo partire così e il take profit lo facciamo partire così. Esatto, così, facciamo così. Bene, ora se noi facciamo senza algoritmo genetico ci va a fare un sacco di combinazioni. Quante combinazioni sono? Sono 9801, vedete quante sono? C'è 9801. Abbiamo selezionato 4 parametri. Però di questi 4 parametri ogni volta ci va a ottimizzare tutto quanto. Questo è senza algoritmo genetico. Con l'algoritmo genetico invece le operazioni,
i possibili backtest sono ridotti. Dunque, vediamo qua. Ha selezionato 1280 su 9801 totali di combinazioni. E questi sono i risultati. Guardate, interessante, guardate. Qual è il miglior valore? 337. Il peggior valore è 2,4 euro. Guardate. E qua anche il grafico dell'ottimizzazione. Questi di qui sono bianchi perché sono ignorati. Dunque, da qui in poi non li considera perché non sono neanche profittevoli. Vedete, no result. Non c'è nessun risultato. Vedete che forte. No result perché alcuni non hanno prodotto un risultato negativo, comunque che hanno ignorato. Alcuni invece non sono stati considerati proprio nei backtest. Nell'algoritmo genetico, perché l'algoritmo genetico, come vi ho detto, va a prendere quelle isolette di valori e si concentra su quelle isolette di valori, ignora gli altri valori. Bene, bene. Settecentosessantatré sono stati usati, 734 sono stati rigettati e 65 sono stati scartati perché insignificanti. Dunque l'algoritmo genetico ha selezionato solamente questi qui, 763 valori, possibili isolette di valori. Bene, bene. E poi uno può selezionare qua, per esempio, fa stabilisci i parametri input e in questo modo il tester ha selezionato direttamente i valori ottimizzati e poi noi facciamo avvio. Ora guardate, qui l'ha automaticamente spuntato, dunque è stato tolto. Così se facciamo avvio mi fa vedere il backtest del singolo. Così qui. Allora ricordate, qua siamo solamente con i prezzi di apertura. Non è conforme con l'expert advisory. Però mi seguite. Johnny, come si è messo? Mi stai seguendo? Johnny dice sì. Ma questo di qui, in pratica, se uno lo seleziona, fa i backtest. Non capisco. Tu hai fatto i backtest, però qui rimane selezionato. Sì, Johnny, l'importante è che qui alla fine metti ottimizzazione o meno. Dunque, anche se qua è selezionato, se qui non è selezionato, ti fai il backtest normale. Se invece qui ottimizzazione è spuntato, e allora ti va a ottimizzare questi valori selezionati. Molto bene, questa è ottimizzazione. Dunque, ricordate, per l'ottimizzazione non ottimizzate il money management perché non ha senso ottimizzare il money management. Il money management è un caso studio matematico da fare a parte. E da pianificazione strategica a parte. Le ottimizzazioni valgono solamente per i parametri, valgono principalmente per i parametri degli indicatori, per i valori di stop loss e take profit. Bene, e anche per il trailing stop in caso. Molto bene, questa è l'ottimizzazione. Poi vedremo che nel proseguo degli esercizi faremo diverse ottimizzazioni e vedremo i valori migliori che hanno prodotto i backtest migliori. Beh. Molto bene.